Buonasera, benvenuti. L'emozione lascia spazio all'energia e il vostro applauso è fondamentale perché davvero c'è molta emozione nel backstage. Benvenuti a Rapallo, benvenuti a Villa Tiguglio. Siete uno spettacolo dietro una scenografia meravigliosa. E questa sera porteremo a casa un ricordo indimenticabile di una serata davvero straordinaria. Ed è la compagnia, l'associazione Dance and Fashion CIC. È un programma che ormai da ben 4 anni offre un'opportunità, e questa è la cosa importante, unica, sotto la guida di ballerini e coreografi professionisti. Pensate un attimo, no? È una cosa meravigliosa pensare come dei ragazzi che si avvicinano al balletto, alla danza, possano davvero esprimere il proprio talento con dei professionisti. Un'occasione veramente straordinaria, meravigliosa, una crescita importante non solamente dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale. Ebbene, questa sera il nostro desiderio è quello di presentare i risultati di questo lavoro. Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, insieme a Salvatore Alongi e naturalmente all'organizzatrice, l'artista Tatiana Tassara. Tatiana Tassara, cognome proprio di qua al 100%, si trova a giocare in casa, a portare la sua internazionalità qui a Rapallo. Che bello! Sì, sono molto contenta, ringrazio la signora Tassara, conosco la famiglia, che si conoscevano anche con i miei genitori. Sono molto contenta che su questo palco ci siano davvero realtà della mia città, e ringrazio il consigliere Alongi che ha portato avanti questa pratica, la proposta, e ha avuto la mia piena adesione. Credo che la danza sia una tra le arti più importanti, come lei ha detto prima. La danza ha origini nel tempo, gli studi antropologici dicono che è l'arte che permette all'uomo di socializzare, di dare sfogo alle sue emozioni, a superare anche la timidezza e soprattutto a riuscire ad avere rapporti con gli altri. Pertanto credo che stasera sarà un bellissimo spettacolo e sono molto contenta che mi avete invitata a partecipare e vi do ampia collaborazione per le prossime manifestazioni che vorrete portare da parte mia e da parte della mia amministrazione, perché credo molto nei valori dello sport ma nei valori della cultura, e tutto questo poi è collegato anche al turismo di cui la mia città ha veramente bisogno. Grazie. È in serate come queste che sono davvero orgoglioso di essere cittadino di Rapallo e essere anche in qualche modo una rappresentanza di Rapallo, portare i saluti a nome della città e alla città. Serate di questo livello riempono davvero il cuore di gioia, è la dimostrazione, è davvero la platea che è qui davanti a noi in questo splendido scenario. E secondo me questi due cose, turismo e cultura, vanno strettamente a braccetto, e serate come queste ne sono la classica dimostrazione, la dimostrazione tangibile. E è bello sapere che la Dance and Fashion, associazione no profit che ha sede a Londra, abbia individuato proprio Rapallo come tappa di questo tour. Scopriamo qualcosa di più di questa associazione Dance and Fashion proprio con lei, che merita veramente il calore di una Rapallo che c'è, ovvero Tatiana Tassara. Grazie a tutti, è una grande emozione essere qui, perché Rapallo per me è qualcosa di veramente, ma non ci sono parole, è il mio cuore. Viaggio molto, tanti paesi, tante città, ma questa città per me è troppo importante. E quindi sono così orgogliosa di essere qui questa sera e annunciarvi il Gala della Danza. L'associazione Dance and Fashion, CIC, nasce a Londra con lo scopo di divulgare l'arte e la cultura in tutto il mondo, con un particolare focus per il balletto classico. È il quarto anno ormai che facciamo il TT Stage Ballet Summer Intensive. Arrivano studenti ormai da tutto il mondo e si confrontano, studiano, si preparano insieme,
e è un'emozione vederli insieme e si divertono anche, questa è una cosa importante, vederli stare bene. È il momento davvero di entrare in questo mondo straordinario che si chiama danza. And it is mine.
Thank you.
Signori, se sono qui è perché io ho bisogno di voi, perché dobbiamo applaudire il gran finale di questa serata straordinaria. Grazie. Come un'onda che si muove, il pubblico tiene il tempo con noi. Tutti insieme facciamoci sentire, perché il Rapallo c'è. La cosa più bella di tutte, quando artisti e pubblico sono una cosa sola. Grazie, 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 grazie. E il merito di questo è di Tatiana Tassara. Li hai conquistati tutti. Bene. Sono molto felice. Volevo chiamare qua sul palco gli insegnanti. Cristina Sarasso, diplomata al corso insegnanti La Scala, Milano. Grazie Cristina, una grande amica e un'ottima insegnante. Grazie di essere con noi. Il maestro Konstantin Karin, che è arrivato dalla Finlandia per noi, insegnante di danza classica, moderna e contemporanea. E infine il direttore artistico e insegnante dell'Accademia Gavanova, Christian Ratevosian. Grazie. E allora un grazie generale, un applauso, anche noi lo facciamo a voi, grazie. È un passaggio importante questa Rapallo, perché
è semplicemente un arrivederci. Io ringrazio l'amministrazione con il sindaco, grazie, ringrazio l'amico Salvatore Alongi, ringrazio Entella TV presente, Madi Service, naturalmente loro, gli artisti che ci hanno emozionato in un modo straordinario. Questa sera da Villa Tiguglio portiamo a casa, indipendentemente dove abitiamo, perché abbiamo capito, una serata internazionale, portiamo nel cuore qualcosa di veramente unico. Grazie a tutti, arrivederci, buonanotte. Grazie, grazie davvero, grazie.